Nicola, buongiorno! Buongiorno! Oggi che cosa facciamo vedere, Nicola? Oggi facciamo vedere come si sostituisce una lampada d'emergenza. Una lampada d'emergenza? Sì. Wow, cose grosse! Vabbè, d'accordo. Quindi la prima cosa in questo caso che dobbiamo fare qual è? Staccare la corrente. Dobbiamo staccare la corrente, sempre, non vi dimenticate mai. Allora, Nicola, c'è da sapere qualche cosa quando sostituiamo una lampada d'emergenza? Vabbè, in questo caso, questo qui è il vecchio modello della Beghelli, quindi... Sì. Possiamo mettere benissimo un nuovo modello Beghelli, anche quella LED nuova. Va benissimo. Ok, va benissimo in quella cassetta. La cassetta è sempre quella. Perfetto. Allora, Nicola, la prima cosa da fare è togliere il vetrino davanti. Ok, come? Basta. Perfetto. Ok, poi come procediamo? La seconda cosa, dobbiamo togliere l'involucro davanti. Aspetta. Ok. Premendo le due alette laterali. Nicola, quali sono le due alette che devono premere? Sono queste qui. Che c'è una che sta una a destra e un'altra a sinistra. E una a sinistra. Adesso? Adesso dobbiamo smontare i fili nella borsettiera. Okay. Dobbiamo staccare i fili dalla borsettiera. Perfetto, vai. Uno. Nelle vecchie lampade d'emergenza potreste trovare anche un ponticello fatto fra due contatti che nella nuova, come vedrete, non c'è più. Quindi... dovete soltanto staccare i due fili dalla corrente di qui e attaccarli su quella nuova. Adesso vi facciamo vedere. Adesso dobbiamo togliere soltanto l'ultimo pezzo che è rimasto da togliere, e cioè praticamente il pezzo che va subito sopra la cassetta a incasso nel muro. Ecco qui. Fatto. In questo momento, come vedete, sono rimasti due fili e la cassetta nel muro. Okay. Questa è la nuova lampada che dobbiamo sostituire alla vecchia. Sì. Togliamo la cassetta che già sta nel muro. Eccola qui. Ok. Ok, poi facciamo leva. Spingiamo un po', esattamente. Spingiamo un po' queste due. Esatto. Ok, quindi anche da quest'altro lato. Perfetto. E l'abbiamo aperta. Quindi adesso rimontiamo questa, diciamo, copriscatola, la rimettiamo di nuovo nella cassetta. E attraverso il foro posteriore reinseriamo i cavi e andiamo ad avvitare le due viti laterali. Queste lampade d'emergenza hanno questa piccola morsettina che va tolta prima dell'installazione per rendere più semplice l'inserimento dei cavi. Adesso in questa piccola morsettina ci andiamo a inserire i cavi che abbiamo tolto prima dalla lampada vecchia, quindi due cavi della corrente. Una volta fatta questa operazione non ci resta che reinserire questa piccola morsettina nella lampada d'emergenza e tutto dovrebbe funzionare. L'ultima operazione da fare è quella di incastrare la lampada d'emergenza sul supporto posteriore. Adesso la incastriamo. A posto. Allora, niente paura se alla prima installazione la lampada non funziona, perché, voglio dire, può essere anche la batteria scarica, quindi la dovreste lasciare soltanto una notte sotto carica. Per il resto, come al solito, dico con la corrente... Non si scherza. Non si scherza. Quindi non mettete le mani dove non sapete mettere le mani. Per il resto, come al solito, vi piace e condividete. Un saluto da Gianluca. Nicola. Ciao.